Piercaro Lava, oggi sono con Renato Kovacic, segretario provinciale del Partito Comunista Italiano di Marco Rizzo. Kovacic, l'ultima volta ci siamo lasciati che stavi facendo una protesta davanti a Equitalia, ora sei qui sotto il comune, ti sei incatenato, come si può vedere, e anche un cartello in cui appunto presenti una protesta. Ecco, in sintesi, qual è il motivo della tua protesta? Ma oggi diciamo che sono qui per protestare a favore dei disabili. Io sono disabile e necessito anch'io dei servizi che in questa città non ci danno. Allora ho deciso oggi, che c'è la giornata del Consiglio Comunale dove stanziano dei soldi e dove discutono delle cose che servono alla città di Alessandria, sono venuto qui a protestare proprio per farmi sentire. Noi purtroppo siamo abituati, soprattutto parlo degli invalidi, a subire. Io subisco anche, però voglio anche reagire e dovremmo essere in tanti a reagire, non lasciare che l'amministrazione faccia quello che crede di fare. Deve fare scegliere le esigenze che i cittadini di Alessandria hanno. E oggi questa città, se vogliamo renderla veramente vivibile e dignitosa, bisogna fare dei servizi. Non c'è un servizio, soprattutto anche con la logica dei profughi che vengono, dove devono andare? Io stesso ho chiesto per i taxisti, ho chiesto dove vanno, tutti quanti vanno dietro gli angoli. L'AMAG, l'AMIU, ho chiesto dove vanno a pulire, hanno detto che non ci sono cessi da pulire, ci sono gli angoli che ogni tanto vengono chiamati e vengono lì con l'idropulitrice a pulire gli angoli. Ma questa è una città che si deve svegliare, non possiamo continuare a dormire. E oggi penso che il sindaco, la Rita Rossa, deve mettersi una mano sulla coscienza e dire no, oggi bisogna reagire in questa città e fare dei servizi. Ecco, praticamente mi pare di capire che tu chiedi servizi igienici per un certo tipo di cittadini che ha delle problematiche, ma anche per tutti, perché non ci sono. Ecco, ma quali altre richieste puoi avanzare per quanto riguarda appunto le persone disabili o le persone in difficoltà o gli stessi profughi eventualmente? Sinceramente sui disabili ci sono molte categorie, molte associazioni. Io mi domando, se io oggi sono qui incatenato a protestare, cosa fanno le associazioni? Dovrebbero avere una maggiore spinta, dovrebbero chiedere, perché loro fanno capo a queste persone disabili e devono cercare di fare in modo di che le cose vengano realizzate. I profughi innanzitutto, sono profugo anch'io. Dico che sono italiano due volte, uno per nascita, l'altro per scelta. E noi abbiamo visto a brutto, non vorrei che anche i profughi che vengono in Alessandria ripercorrano quello che abbiamo percorso noi. Se ci sono delle migliorie bisogna cercare di ospitarli con delle migliorie. Ecco, ma tu non ritieni che oltre a una giusta richiesta di avere dei servizi, assistenza eccetera, per quanto riguarda ad esempio i profughi, ma non solo, ecco, per quanto riguarda i profughi, non credi che ci dovrebbe essere anche una specie di scambio, nel senso dovrebbero prestare opere di volontariato per pulire la città, per tagliare l'erba, per fare servizi? Ho apprezzato il fatto che molti di queste persone vengono portate a pulire e fare dei lavori utili per la città, e di questo ne sono consapevole, è giusto, anzi bisogna cercare di insegnargli le cose che si devono fare, perciò non fare come quando sono venuti qua gli albanesi, che ne abbiamo ospitati 20 famiglie, il comune e 20 la prefettura stessa dopo un mese li ha buttati in mezzo alla strada, io ne ho le prove. Allora queste cose qua non vanno, senza istruirli, senza neanche portarli a iscriversi all'ufficio di collocamento per cercare un lavoro. Capisco. Bene, allora grazie e auguri per la tua protesta. Io ringrazio voi e quelli che mi ascoltano e le associazioni che secondo me dovrebbero operare di più verso questa amministrazione affinché facciano dei servizi per noi disabili. Grazie, Kovacic.